Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi vi propongo un piatto della tradizione lombarda, più precisamente milanese, che dal 2008 è diventato un piatto a denominazione comunale, con una ricetta codificata che potete trovare tra le pubblicazioni del Comune di Milano. Era, e in alcune zone dove la zucca americana non ha ancora invaso le vecchie tradizioni, è ancora usanza cucinare questo piatto unico e piuttosto calorico per la ricorrenza del giorno dei morti. Nonostante sia il maiale a comporre per la quasi totalità questo piatto, la vera regina di questa ricetta è la verza. In questo periodo, o almeno quando a novembre faceva già freddo a Milano, le verze davano il loro meglio. Infatti, grazie alle gelate nei campi, queste, come meccanismo di autodifesa, limitavano l'apporto di acqua dalle radici alle foglie per non farle congelare. Per questo le verze raccolte in periodo di gelate risultano più croccanti e gradevoli da mangiare. Eliminate il torsolo della verza, separate le foglie e lavatele due o tre volte, se volete anche con del bicarbonato. Per cuocerle, il modo migliore per non disperderne le proprietà è stufarle. A fuoco lento, in pentola coperta, aggiungendo un pizzico di sale grosso. La parte più noiosa di questa ricetta è la parte della pulizia di cotenna, zampe e orecchie del maiale, se non lo avete fatto fare dal vostro macellaio. Queste infatti vanno fiammeggiate con il gas del fornello o con un cannello a gas da cucina e poi raschiati per eliminare eventuali peli. In questo video non vedrete le orecchie perché al momento di girarlo non le ho trovate. Si trovano praticamente solo nella settimana prima del giorno dei morti o su ordinazione. Ora è vero che la ricetta le prevede, ma è anche vero che questa è nata quando del maiale non si buttava via niente perché era della famiglia. Ora la situazione è leggermente diversa e se dovete girare 8 macellerie per trovare un prodotto che ormai non vende più nessuno, cade un po' la filosofia del piatto. Comunque, se dovesse trovarle, cuocetele insieme alla cotenna per 45 minuti in acqua bollente e salata. Le zampe dovranno cuocere allo stesso modo, ma per un'ora. Nel frattempo, quando le verze saranno almeno a metà cottura, ma non troppo cotte, toglietele dal fuoco e mettetele in una ciotola. Non stracuocetele perché dovranno cuocere ancora almeno un'ora con la carne. La ricetta poi prevede la rosolatura delle carni con del burro. Qui sta a vostra discrezione se eseguire la ricetta alla lettera o sfruttare il grasso già presente nel maiale per la rosolatura. Iniziate dai verzini bucarellati per non farli scoppiare in cottura e dalla luganega, una salsiccia tipica di queste zone. Mettete in padella in modo da rosolarli esternamente, una decina di minuti basterà. Cotta la luganega e i verzini, metteteli da parte, eliminate il grasso rimasto nella padella e passate la rosolatura delle costine. Anche qui a vostra discrezione se e quanto grasso eliminare dalla preparazione del piatto. Fate tutte le preparazioni, volendo possono essere fatte prima per ottimizzare il lavoro e i tempi, è il momento di unirle tutte in una pentola capiente o in una casseruola, termine dal quale prende il nome del piatto, la cassola. Fate un soffritto con una noce di burro, di sedano, carota e cipolla, fate appassire le verdure e poi unite i verzini e la luganega. Rosolate una decina di minuti e sfumate con del vino bianco secco. Fate evaporare l'alcol e aggiungete il resto della carne. Vi consiglio di tagliare la cotenna a pezzi grandi in modo che non si sciolga troppo e in modo che chi non la gradisce la possa lasciare da parte. Aggiungete le verze e lasciatele cuocere a fuoco basso almeno un'ora. I sapori si amalgameranno e le verze si impregneranno di sugo, diventando, come vi dicevo, la parte migliore della cassola, o almeno secondo me. La ricetta dà un tempo di cottura indicativo e precisamente dice che la cassola è pronta quando la carne si stacca dall'osso. Questo piatto unico della tradizione milanese può essere accompagnato con polenta o se volete con del pane da inzuppo. Comunque decidiate di accompagnarla, io vi saluto, vi auguro buon divertimento con questa lunga preparazione, buon appetito, vi invito ad iscrivervi al canale e a mettere un mi piace se vi è piaciuto questo video e vi aspetto come al solito giovedì prossimo. Ciao!